Prima puntata di Fatti per il Cielo del 2023. Buon anno a tutti. E noi siamo anche questa domenica in casa vostra perché non solo vogliamo tenervi compagnia, ma oggi vi vogliamo regalare delle testimonianze, delle storie piene di luce, piene di speranza, quella speranza di cui abbiamo bisogno in questo nuovo anno. Ma come sempre, la prima parola va al nostro maestro musicista Ercole Gesualdo per la sigla. Quando l'amore vuole in terra regnare, la sua parola vuole a tutti annunciare, le sue celesti armonie bramavano qui tra noi. Chi è questa ombra mirabile? Si perde nel sole, risplende più. Chi è questo silenzio altissimo d'amore? Maria, sei tu. E dalla sigla del nostro maestro Ercole Gesualdo dedicato a Maria, sappiamo appunto che oggi, primo giorno dell'anno, è anche la solennità di Maria, Madre di Dio. Vi ho detto poc'anzi che vi presentiamo storie di speranza, storie di luce. Lo facciamo già con il nostro primo ospite, che posso dire di essere anche un caro amico. La settimana scorsa vi abbiamo portato in Mozambico da Fra Luca Santato con i bambini dell'orfanotrofio. Quest'oggi invece andiamo in Burkina Faso perché lui, il nostro ospite, ha vissuto un'intensa missione. Lo ha fatto innanzitutto da medico, da pediatra e poi anche con lo spirito del papà. Lui è il sindaco di un paesino della provincia di Catanzaro, Sellia, il dottor Davide Zicchinella. Ben trovato, grazie. Buon anno a tutti. E buon anno anche a te. E hai lasciato, Davide, non ci diamo del tu perché siamo amici, perché ci conosciamo, ma perché è bello essere anche in famiglia. Hai lasciato le tue sicurezze, no? Le tue certezze, per andare in una terra dove di certezze e di sicurezze forse ce ne stanno poche, una terra di povertà, però hai trovato sicuramente dei bambini, hai trovato delle famiglie, hai trovato delle persone, hai trovato dei fratelli. Qual è stato il primo impatto iniziale? Che cos'è che ti ha colpito più di ogni altra cosa? Sì, come dicevi tu, un ambiente difficile perché solo quest'anno ci sono stati due colpi di Stato, quindi una situazione, diciamo, geopolitica molto compromessa. E l'impatto non è stato facile anche fisicamente, nel senso che noi partivamo da qui, che era autunno inoltrato, e lì abbiamo trovato 37 gradi. Siamo arrivati nella far della sera e come siamo scesi nell'aeroporto, che è una struttura molto fatiscente, abbiamo respirato un'aria proprio malsana, perché lì a quell'ora della sera bruciano i rifiuti, perché non li raccolgono bensì li bruciano, e poi hanno anche, per recuperare il ferro che c'è all'interno dei copertoni, bruciano copertoni. Quindi è stato un impatto anche fisicamente forte. Noi uscivamo dall'aereo con l'aria condizionata, siamo arrivati lì, è stato proprio un impatto fisicamente forte e poi emotivamente ancora più forte appena abbiamo preso coscienza di dove eravamo effettivamente, perché alla povertà si è sempre preparati mentalmente, però poi quando la si tocca con mano non si è mai pronti a vederla. Noi siamo abituati a vedere immagini, a vedere cartoline, a vedere foto, ma poi la realtà è tutta un'altra storia, no? E tu, come tutti quelli che fanno un viaggio, che facciamo un viaggio, naturalmente ti sei preparato le tue valigie, ci hai messo le tue cose, anche magari i tuoi attrezzi da medico, però io penso che tu sei tornato con un altro bagaglio in più. Ecco, cosa ti sei portato da questa esperienza quando sei tornato a casa e cosa non dimenticherai mai facilmente? È facile condividere quando c'è nell'abbondanza,
È difficile, anche un po' provoca meraviglia, stupore, il fatto di vedere delle persone che hanno tutti lo stesso grado di bisogno, ma che non chiedono, aspettano se gli viene dato, e che condividono le cose che loro hanno. È impressionante questa cosa. Nessuno, per esempio, se noi davamo dei generi alimentari, metteva la mano nei contenitori, tutti aspettavano ordinatamente, dai grandi ai più piccoli, che venisse dato loro qualcosa. E se a qualcuno veniva dato qualcosa che lui rifiutava, diciamo, di più rispetto a quello che si aspettava, subito lo condivideva con i bambini o con le persone vicine a lui. È impressionante questa cosa, cioè una condivisione nel bisogno è veramente, come dire, toccante. Ecco, ci hai detto questo episodio, no? Ma quando ci siamo sentiti, che abbiamo scambiato due chiacchiere giusto per raccontarmi l'esperienza, mi hai parlato anche della socialità, del desiderio, no, di condividere l'esperienza con tutti. C'è qualche episodio in particolare che ti ha colpito, che porti nel cuore e che vuoi condividere con noi, con il pubblico da casa? Sì, e noi intanto mi preme salutare e ringraziare il Ministero Fonte di Grazia, questa associazione evangelica che ha promosso questa esperienza, ma lì eravamo di tutte le confessioni e una volta arrivati sul posto noi abbiamo aiutato tutti, i musulmani, i credenti, i cristiani, animisti, perché si va ad aiutare tutti. E un episodio particolare è stato, noi eravamo in un villaggio molto sperduto alla fine di una giornata di missione ed io insieme a un'infermiera, Rossella Bilotti, visitavamo in posti di fortuna, insomma, numeri esorbitanti, perché lì la sanità è a pagamento e pochissimi se lo possono permettere. Ad un certo momento, mentre avevamo finito, sul far della sera rientravamo, perché lì, essendo una zona, diciamo, all'aperto, ci possono essere degli animali notturni, non è consigliabile rimanere fuori quando fa buio. E stavo rientrando, allora un papà mi ferma dicendomi che il figlio aveva un problema alla testa, un'infezione alla cutanea. Io medico questo bambino prima di salire sul pullman e poi lo vedo che era veramente tutto lacero, tutto, non solo sporco, ma anche i pochi vestiti che avevano tutti strappati. Allora chiedo a una signora di questo gruppo se c'era rimasto, perché lì, oltre a fare attività sanitaria, si fa tanta assistenza, generi alimentari, finanziamento di microcredito, si danno indumenti. Le chiedo se era rimasto qualcosa, perché noi li portavamo giorno per giorno, ed era rimasto un paio di pantaloncini, una maglietta e un paio di scarpe. Questo era scalzo, tra l'altro. Allora lo abbiamo rifatto nuovo, l'abbiamo vestito. E la cosa che mi ha colpito è che anche gli altri bambini erano bisognosi, diciamo, di essere vestiti, però tutti l'hanno guardato, alla fine hanno applaudito questa cosa, come se la felicità e l'opportunità di un bambino fosse l'opportunità di tutti, anche se tutti probabilmente avevano bisogno, ma nessuno si è sentito, come dire, scartato o ha avanzato delle pretese. Erano tutti felici di vedere un bambino completamente lacero, rimesso tra virgolette a nuovo. Senti, la regia ci sta aiutando con delle immagini che tu ci hai offerto, no? Quindi stiamo vedendo qualche cosina in sovraimpressione, però ti voglio chiedere, in prestito gli occhi, portaci ancora lì dentro, perché noi stiamo vivendo giorni di festa ed è bellissimo, no? Festa in famiglia, festa con gli amici, dove grazie a Dio c'è anche il benessere e l'abbondanza. Chiaramente ci sono anche situazioni di povertà anche qui da noi. Com'è lì la situazione? Com'è lo stato di salute di questi bambini? Penso che anche lo stesso bruciare, incendiare, no, i rifiuti, sia qualcosa di tossico per loro. Com'è la situazione? Allora, nella zona più urbanizzate c'è una arretratezza di 50-60 anni rispetto a noi, ma nelle zone dei villaggi dove andavamo, io reputo che, non essendoci acqua, luce, vivendo in capanne, andiamo indietro di 200-300 anni rispetto a quella che è la nostra civiltà. Una cosa che ti colpisce fortemente, se pensiamo a che differenza c'è tra la zona civilizzata e quel mondo lì, e l'impatto è veramente forte, e bisogna fare uno sforzo fortissimo per trasformare questa angoscia in un desiderio di fare operativo, cioè non è un qualcosa di semplice. Io voglio dire, sono andato lì da medica, ho studiato, sono pediatra e sono abituato a stare con i più deboli, i bambini sono i pazienti più deboli probabilmente. Poi ho visto persone veramente che non hanno nulla, un'assistenza. Io in alcuni villaggi era la prima volta che un medico ci arrivava, però ci sono state persone ancora più straordinarie di me, laici, persone che nella vita fanno altro, che si sono messi a dare,
a operare, a donare loro stessi e le loro sostanze. Se posso vorrei citare una persona che si chiama Alba Lavorato, che vive in Svizzera, una pensionata di 70 anni che è venuta in Africa, è la terza volta che va, che fa dei lavori di pulizia durante l'anno per raccogliere i soldi da dare tutti in beneficenza. Una donna di 70 anni che ha portato più di 10.000 franchi, che sono quasi 10.000 euro, e li ha dati tutti in beneficenza a fare che cosa? A costruire pozzi, a costruire scuole, a finanziare un orfanotrofio. Ecco un altro paradosso che ti volevo dire, Don Francesco. Noi siamo andati, a proposito, tu hai citato l'orfanotrofio in Mozambico, noi siamo entrati in un orfanotrofio dove c'erano più di 500 bambini tra i 5 e i 15 anni, e la cosa paradossale è che questi erano tra virgolette fortunati, perché pur non avendo i genitori stavano in un ambiente finanziato da una persona italiana, e dove però avevano la possibilità di mangiare, avevano vestiti, potevano studiare, avevano un letto, un giaciglio, e mentre quelli che avevano i genitori stavano in una situazione di estrema povertà. Che grande paradosso: non avere la mamma e il padre può essere un'opportunità in un posto dove i genitori non possono dare nulla ai figli, ma non perché non vogliono darlo, perché non sono messi nelle condizioni di poterlo fare. Ci tornerai? Sicuramente sì, sicuramente sì. Sai cosa mi è piaciuto di quello che tu hai detto? Sono abituato a stare dalla parte dei più deboli. E questo che forse dovremmo capire tutti, no? Perché stare dalla parte dei forti è facile. Scegliere di stare dalla parte degli ultimi, come ha scelto Gesù, come ha voluto Gesù, è un po' più complicato. E secondo me anche questo ti fa un buon medico, un buon padre e un buon sindaco. Il tempo scorre. Però ecco, a partire da questa esperienza ti chiedo davvero di fare un augurio ai nostri amici che sono a casa. Come dicevamo prima, vivere certe esperienze non è come vederle ora o sentirle raccontare, però è bene parlarne. Perché questo gruppo, ci sono tantissime missioni, la Chiesa Cattolica fa tantissimo, ci sono persone religiose che vivono lì tutta la loro vita, cioè al di là del fatto confessionale, io sono cattolico ovviamente, dico se si parla di queste testimonianze, se si capisce che può esistere veramente una donazione che arriva direttamente sul posto, senza intermediazioni, se si dà un euro, quell'euro arriva direttamente nei paesi dove c'è bisogno. Noi siamo partiti con quasi 100 valigie, di cui nessuna era di effetti personali, proprio per portare più roba possibile sul posto. Io dico, ecco, la generosità si può fare di più, perché spesso anche fatti incresciosi, situazioni di soldi dirottati, certo, raccolti, hanno demotivato le persone, hanno tolto fiducia. Però ci sono, come dire, delle persone straordinarie che lo fanno veramente e che sacrificano la loro vita. Io posso dire di aver visto persone che nella vita fanno tutt'altro. Ripeto, voglio battere su questo punto perché è importante, e poi concludo. Ci sono persone che lo fanno per mestiere. Io per mestiere ho fatto un giuramento, certo, di curare chiunque al di là dell'età, della razza, della religione eccetera, ma ci sono persone che fanno altro, che poi si trasformano e diventano delle persone straordinarie. E io voglio ringraziare il dottor Davide Zichinella per questa esperienza, per averla condivisa con noi, e tutti coloro che si sono uniti a lui in questa missione, e tutti coloro che davvero si dedicano agli ultimi. Grazie di cuore. E voi restate con noi, perché dopo la pausa pubblicitaria vi raccontiamo un miracolo.